avvocato magistrale, grazie, grazie. Va detto, senza giustizia giusta non ci sarà mai una democrazia compiuta. Questa è la voce di un cittadino comune, come esempio. Comunque l'avvocato va veramente oggi nel segno e ci dà una forza proprio per essere più convinti che siamo anche dalla parte giusta delle ragioni. Le do subito la parola, adesso potete fare le domande. Volevo solo dire, dare un'informazione, il libro sta avendo un successo, ha suscitato interesse notevole nell'opinione pubblica, online e in vetta alle classifiche come prenotazione. È presente sui portali di Mondadori, sui portali della Feltrinelli e Amazon, quindi voi lo trovate, se andate in libreria, per davanti alla libreria, al massimo lo dovete prenotare. Comunque, solo in ristampa arriverà per tutti, leggetelo, è molto fluido e molto bello. Allora, adesso il signore Montati Giampietro dalla Romagna. Per quanto riguarda il discorso che il grandissimo Carlo Taormina ha fatto riguardo la magistratura qui di Firenze, che addirittura è riuscito a fare stalking nei confronti di Alessandro Maiorano, il grande, visto che si fa la legge e si trova anche l'inganno, perché non facciamo la controparte, denunciamo la magistratura di Firenze per stalking nei confronti negativi di Maiorano? Questa è la prima cosa. Secondariamente, credo, come dicono i sondaggi, visto che è tutto il coraggio che ha sempre portato avanti Alessandro per quello che riguarda l'onestà e la dignità delle persone del popolo italiano, i dati dicono che in Toscana la Ceccardi sia in vantaggio al 46 contro, questi sono i dati, contro il 39 di Gianna. Quindi diciamo che è una piccola parte di mezzo, se dopo tanti anni dovesse crollare il governo qui, Gillo Maggi, per quelle cose lì, credo che possiamo incoronare Alessandro. Io siccome sono politicamente in Lega, però ho degli amici che sono entrati in finanza, mi hanno detto: come mai voi finanzieri non andate a controllare la fondazione riguardo il discorso delle fondazioni, la cassa dei risparmi di Forlì, che cita tutto il nero delle cooperative, perché non andate a fare i controlli per metterle sotto gara queste persone qua? I finanzieri mi hanno risposto: ma io voglio di scherzare, non vorrei mica che andiamo a metterci in galera da soli. Cioè, quindi dice la risposta dei finanzieri di non attaccare la cooperativa. Coglie subito le sfide. Sì, appunto, questa è una, non è che non l'abbiamo fatto, perché noi siamo andati non una ma più volte a Genova, che è la procura che si interessa dei magistrati fiorentini, ma purtroppo il cane non molte cane, e quindi è una situazione ingovernabile. Guardate, io credo una cosa, sono quei semi che si impiantano così in queste riunioni che per me sono più importanti di qualsiasi altra. Io credo una cosa, che sia arrivato il momento di porre un problema centrale, e cioè noi dobbiamo capire che la Costituzione repubblicana ha fatto il suo tempo. La Costituzione repubblicana va rifatta, cioè il punto fondamentale è che, altro che elezioni, istituiamo e votiamo un'assemblea costituente perché possa fare la nuova Costituzione repubblicana, perché non è più possibile che ci abbiamo Mattarella che fa il Presidente della Repubblica nel modo in cui lo fa e dopo essere stato nominato praticamente dal Parlamento. Non è possibile che abbiamo un Presidente del Consiglio che te lo fanno cadere dall'alto e che mai nessuno ha saputo che cosa abbia fatto, non sappiamo da dove viene, non sappiamo dove vuole andare, non sappiamo chi ha dietro, eccetera. Il popolo deve votare il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio.
Cacciamo i magistrati dalle aule di giustizia e mettiamoci le giurie popolari. I magistrati dello Stato, i magistrati che lo Stato si nomina, non soltanto sono i magistrati dello Stato fedente che conosciamo, ma ovviamente non possono che fare quello che sanno che il loro padrone vuole. Questa è una storia che deve finire. Noi vogliamo la giustizia fatta di una valutazione, anche di un ignorante, non mi interessa, anche di un ignorante, che si capisce bene quali sono le prove, se una persona ha ucciso un altro o se ha rubato. Non ci vuole mica di essere fratelli per capire se è stato commesso un fatto illecito. Quindi anche ignoranti, meglio ignoranti che quelli che ci fornisce lo Stato, che normalmente sono, se lo Stato è corrotto, sono corrotti come lo Stato. Questa è la battaglia di domani. Questo è l'avvocato del popolo, non quel signore che quando è andato al governo ha detto sarò l'avvocato del popolo. Adesso c'è rimasto l'avvocato Taormina in tutta Italia, una persona che ha un'esperienza notevole, che ti dice delle cose del genere, l'unico, sembra un marziano, non c'è una trasmissione che gli dedichi un'ora, non c'è attenzione proprio dei media sul professor Taormina. Non c'è, evitano anche di menzionarlo, ma è in grande scala sull'Italia come Maiorano qua a Firenze, nessuno lo nomina, tutti zitti, è matto di qua. Il professor Carmina non si permette di dirgli quello perché è il principe dei fuori, però questa è la situazione. Attenzione, sosteniamo il professore Carmina, perché all'orizzonte non ce ne sono, non ce n'è altri, abbiamo fatto un ventennio senza nessuno che si preoccupi di legalità e soprattutto che se ne intende. Una domanda piccola, non sarebbe un dovere oltre che un obbligo per un pubblico ufficiale intervenire quando viene a conoscenza di un reato? Domanda molto interessante, ovviamente. Scusi professore. C'è l'obbligo per la Costituzione Repubblicana, l'articolo 112, così ce lo ricordiamo, prevede l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. Il problema è che però spetta allo stesso pubblico ministero stabilire se quella denuncia contiene o meno un reato. E lì c'è il giochetto, perché intanto ci sono situazioni nelle quali comunque si fa finta che non ci sia un reato, e questo riguarda proprio quando si tratta di denunce che coinvolgono personalità. C'è un modello che nessuno conosce, ma che naturalmente io conosco perché avendo difeso ministri e quant'altro, quindi lo so. Il modello K. Quando c'è il modello K è un modello nel quale appunto vengono messi tutti le denunce che riguardano personalità importanti, soprattutto della politica, della magistratura. Se lei denuncia un magistrato, non va da nessuna parte, va al modello K. Al di là di questo, che però dice qualcosa di importante, perché dice che già il sistema è predisposto perché si possa fare una selezione secondo il proprio comodo. A questo si aggiunge l'altro aspetto, cioè che se io denunzio che è stato commesso un furto, magari lo denunzio perché mi è stato detto da qualcun altro, oppure perché ho pensato che si fosse verificato effettivamente un delitto di furto e quant'altro, il pubblico ministero è libero di affermare che quello che è scritto in denuncia non sia sufficiente per... no? Se lei fa una denuncia, ho dato 100.000 euro al pubblico ministero o a un pubblico ufficiale
perché mi favorisse, ecco, quella è una notizia precisa, precisa, ma che non li scrivono. Certo, ma l'avvocato Bonafede, che ha assistito Alessandro, quindi credeva nella esistenza di certi reati, adesso che è ministro, non avrebbe avuto un dovere di fare qualcosa? Sì, ma il ministro Bonafede ha altri problemi suoi da risolvere, perché forse se voi considerate che è stato accusato da Di Matteo di essere un favoreggiatore della mafia e non ha fatto nemmeno una querela, vi dico tutto sulla posizione di Bonafede, che è veramente una vergogna. Io ho denunciato. Mistero del modello K, che lo conoscete, allora c'è la signora che vuole fare una domanda, prego. Deve avvicinarsi, eccomi qua. Dispiace. Buonasera a tutti, sono Gaetana Di Lorenzo. Intanto vi dico subito che il libro io, se possibile, acquisterò qui con tanto di firma. Si può, te lo regalo. Allora lo acquisto, poi litighiamo. No, la domanda nel merito era questa. Io sono qui come portavoce di un comitato di cittadini che si occupa di mala giustizia per l'appunto da qualche anno. Io sono 12, ma conosco gente anche da 30 e anche più. E volevo chiedere al professor Taormina, noi abbiamo costituito un comitato di cittadini che si è determinato a chiamarsi costruttori di legalità, proprio perché abbiamo contezza purtroppo anche prima dei noti casi che stiamo sentendo di quanto sia necessario porre l'attenzione sulla legalità in questo paese, perché senza la legalità non andiamo da nessuna parte. Ora, le chiedo, tecnicamente una petizione online che purtroppo è ferma da 4 mesi, chissà perché, a 240 sottoscrizioni, per un fallimento totale, è uno strumento fruibile per poter smuovere qualche cosa, o si può fare altro, o si deve fare altro? Grazie. Grazie a voi. Il problema è molto complesso, perché tutto l'intrecciarsi di situazioni ormai di anomalie che si sono radicate nel nostro tessuto istituzionale, che lo rendono inestricabile. Non casualmente, io ho detto prima, ci vuole l'elemento forte di dire che la Costituzione repubblicana è finita. Perché soltanto se noi ripartiamo da capo possiamo sperare di rendere semplice il sistema. Perché fare queste iniziative di carattere online, fare per esempio tutta questa sorta di, adesso dico, di class sections che sono previste dalla legge, ma solo nei confronti degli enti pubblici, quindi del potere pubblico. Non posso fare una class action nei confronti dei privati, ad esempio, no? Perché posso dire confusia, tanto per usare un esempio molto importante che, nonostante sembri essere pubblico, invece è un'istituzione privata. Ecco, il problema è che queste cose non servono a nulla, perché alla fine vanno sempre nelle mani del magistrato. Questo è il punto fondamentale. O noi rompiamo il meccanismo dal suo interno, impedendo che possa essere all'incipit di una qualsiasi iniziativa, o se no non andiamo da nessuna parte. Ecco, pensiamo che cosa sarebbe, no? Una qualsiasi attività di indagine svolta dalla polizia, porta le carte al pubblico ministero, il pubblico ministero quindi è parte perché non può fare altro,
prende e che fa? Non può fare niente, perché il pubblico ministero negli ordinamenti democratici, come per esempio in quelli anglosassoni, è un contraddittore della difesa dentro al dibattimento, non è un organo che ha potere di indagine, che ha potere di investigazione. Il punto sta lì, nel momento in cui tu crei una salda pura tra polizia e magistratura e pubblico ministero, per cui la magistratura comanda la polizia, basta, fatti, e risolvi il problema, fa quello che vuoi. Quindi bisogna tagliare questo cordone umbilicale. Allora, c'è un signore con la prima domanda? Sì, la prima domanda. La faccia pure che lei c'ha la voce sì, della forza. Sia ad Alessandro che alla professoressa. Scusate, mi è arrivato un messaggio. Grazie. No, dice che su in rete stanno scrivendo, stanno seguendo, che molti non hanno la mascherina e quindi. Se parliamo. Ma facciamo una cosa, siamo distanti. Se ma parliamo. C'è una distanza di 2 metri da so. Sola e noi siamo distanti di dire parlare. Si attaccano pure era chiaro, no? Era chiaro. Distanziamento sociale era chiaro. Vabbè, ma lo potevamo capire che dovevano attaccarsi a qualcosa. Non ha nessun significato proprio. Dovevano attaccarsi a qualcosa. Ma poi si sono viste in sala le persone che erano qua proprio, che non erano neanche troppo. Ma siamo distanziati. Però non ha importanza. No, queste qua sono vecchie storie della vita che è così quando sono le cose sono le vite. Questo è un caso particolare. Questo è un caso particolare. Però c'è un avvocato particolare che il caso particolare lo conosci bene. Allora, cosa vuole parlare di storica, adesso possiamo parlare di mobili. Bene, faccia la sua domanda. Posso fare anche la diretta Facebook, così mi seguono gli amici? Perfetto, è concesso. Allora, c'è qualcun altro che ha qualche piccolo intervento da richiedere? Dica pure. La domanda, in tutto questo volume di informazioni della ricerca della verità che il signor Maiorana ha tirato fuori, io quello che mi domando è dico, dove sono i politici onesti? Dov'è gente veramente che conta, che questa causa avrebbe potuto accollarsela? Ma io personalmente politici onesti non lo so. Non ne ho mai trovato. Però adesso. Perché una delle cose più importanti che c'è in magistratura è l'ignoranza. E l'ignoranza si riempie sempre con qualche altra cosa. Può essere il potere, può essere la corruzione, può essere il favoreggiamento e via dicendo. Purtroppo dove c'è ignoranza, quindi dove manca un tecnicismo forte e ben saldato, purtroppo trova poi altri modi per essere superati. La responsabilità dell'università è questa, ma guardi, non soltanto per la massoneria, è che il tempo attuale, che è alla ricerca di una strada nuova, è un tempo che vive una crisi profonda di identità, e nella crisi profonda di identità ci sono anche le università. Il professore universitario di oggi non è il professore universitario di 20 anni fa o di 30 anni fa. L'ignoranza è anche dei professori universitari, e quindi non possono che trasmettere ai magistrati, ai futuri magistrati, l'ignoranza. Iniziamo che rimane in pezzo, si va sempre alla deriva in tutti i sensi. Allora, un'altra domanda, dica pure. Faccio la domanda, una domanda secca. Sì, a Maiorana, perfetto. Vendo la diretta? Sì. Adesso quando vediamo, stasera poi dove vado a casa te lo dico. Niente, la domanda che voglio fare a te Alessandro è questa. Una spiritosa, una magari un pochino, seguo molto la politica americana, quindi penso di darti un consiglio, troveremo anche il modo di aiutare.
Allora, ci hai raccontato delle vicissitudini di Palazzo Vecchio. Sappiamo che negli uffici ci sono le macchinette e caffè. A Palazzo Vecchio c'erano solo macchinette a caffè o c'erano anche macchinette che distribuivano fiammici? No, solo macchinette che distribuivano. Siamo scesi però io. Per quanto riguarda il fatto che seguo la politica americana, il mio invito per questo libro, che penso possa far compagnia ai detenuti di Guantanamo, che presto dovranno occupare quelle celle, e quindi penso che sia un buon passatempo, una buona lettura. Io pensavo una cosa, mi ha dato un'idea Leonardo di Tesla Lorenzo dalla. Visto che questo libro sembrerebbe che stia andando abbastanza bene, ora sentirò l'editore se questo libro si può tradurre in inglese. Se venisse tradotto in inglese, io spedisco a tutti, a Trump direttamente, non solo a Trump, no? Ma a tutti i capi di Stato. Volete conoscere a Matteo Renzi? Ecco, quando lo ricevete, quando ricevate questo? Prima ci ha spiegato benissimo come siamo arrivati al caso Palamara. Al caso Palamara però ci siamo arrivati con un bivio. La famosa frase che a sinistra veniva detta, viene detta ancora, ho completa fiducia nella magistratura. La destra si può permettere oggi di dire la stessa frase dopo lo scandalo Palamara? Fino a quando la destra non si distingue dalla sinistra, può continuare a dirlo. Perché io vi posso dire che sono stato in Parlamento con una maggioranza di 100 deputati in quell'aula. Potevamo rivoltare l'Italia come un casino, per dirla alla Davigo. Abbiamo messo in pista le cose che servivano a cambiare l'Italia come un calzino, ma non ci è stato fatto fare, non dalla sinistra, ma dalla destra. Lo sapete, è stato anche il sottosegretario, sicuramente ha predisposto la cosa in pochissimo tempo. Il problema è che queste cose si fermano sia da una parte che dall'altra, e quindi insomma interrogativi e dubbi. Allora, le famose maggioranze bulgare che... Certo. Altre domande? Chiudiamo? Ancora lei, dai, dica. Prego. Sul bulo di Matteo Renzi, su internet, basta digitare, si è fatto qualcosa sui libri, che non ho capito, Fioran Bulgari. C'era altre persone che volevamo mettere, però non ci è sembrato il caso, insomma, perché sembrava in campo un po' troppo in alto. Ok, bene, io direi di chiudere. Ringraziamenti. Ringrazio soprattutto il professor Fermina, Alessandro Maiorano, il professore e scrittore del libro. Un applauso. Mi raccomando, tenetevi in contatto con Alessandro, non per gente di inizio. Buona serata.